Bentornati al nuovo unboxing targato Super Sport. Siamo sempre casa Nike e oggi veniamo a presentare quella che è stata una delle scarpe protagoniste della scorsa estate e anche di questa estate. Stiamo parlando della Air Max 270. Questa fino all'anno scorso era la scarpa con la bolla Air più grande di sempre, poi sostituita dalla 720. Una scarpa molto leggera e molto comoda, grazie a questo ammortizzatore che troviamo nel posteriore, che è realizzato interamente in Air, quindi il sistema di ammortizzazione di Nike, che è molto spesso e permette di avere un comfort maggiore. Comfort che è esaltato anche dalla tomaia interamente realizzata in mesh. La parte posteriore è rafforzata da un altro strato di mesh, dove poi troviamo anche il collegamento per questo gancio che ci permette di poter indossare la scarpa molto più facilmente. La scarpa è dotata di lacci, ma grazie alla sua tomaia elastica possono anche essere evitati. La colorazione della scarpa è un classico bianco e nero, dove la suola è bianca con ammortizzatore trasparente ma in nero, e il resto della tomaia è nero con dei dettagli bianchi. Inoltre, sotto la suola abbiamo questa striscia di rosa shocking. Abbiamo il supporto sul posteriore del tallone con questo inserimento in TPU, dovrebbe essere, dove poi abbiamo la nuova grafica realizzata per la 270, abbiamo il nuovo logo Air, se possiamo così definirlo, per questi modelli più innovativi. Qui abbiamo il nome completo e qui abbiamo lo swoosh Nike, che ritroviamo con un mini swoosh sempre in TPU applicato sul rinforzo che troviamo sulla punta in bianco. Ovviamente qui sempre applicato sulla tomaia abbiamo un 270, questo 0 che va a rappresentare quello che è la forma dell'ammortizzatore, quindi vediamo un 270 gradi fondamentalmente, e infatti vediamo che con quello 0 non è completo perché non è a 360 gradi. Quindi abbiamo detto che qui abbiamo il TPU, il poliuretano termoplastico, come rinforzo alla caviglia per dare maggiore sostegno e stabilità. La scarpa fondamentalmente si presenta molto bene ed è amata da tutti. Oltre alla colorazione black and white, abbiamo la triple black, e dopo questa abbiamo la royal and yellow. Detto questo, andiamo a vedere l'on fit. E anche questa è andata. Questo è l'unboxing dell'Air Max 270. Se vi è piaciuto questo video, seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube e lasciateci un like o un commento. Questo è tutto per oggi. Questo è l'unboxing dell'Air Max 270. Se vi è piaciuto il video, sapete dove trovarci: Facebook, Instagram, YouTube, Supersport82. Lasciateci un like, lasciateci un commento e ci vediamo al prossimo unboxing.